due fine settimana di intenso agonismo giovanile sulle nevi del Monte Amiata. Sabato 9 febbraio si è disputata una delle tappe dell'ormai classico trofeo Soldaini, gara riservata alle categorie baby e cuccioli. La categoria baby 1 femminile ha visto la vittoria di Isabella Toccafondi, Academy School. Per i maschi il successo è andato a Riccardo Fini, Tacconi Sport. Per i baby 2 femminile al primo posto si è classificata Martina Guerri, Sci Club Doganaccia. Tra i maschi il successo di Armando Gori, Academy School. Nella categoria cuccioli 1 femminile successo di Amelia Rigatti di Grazia, Sci Club Abetone. Tra i maschi al primo posto Nicolò Franci, Sci Club Abetone. Per i cuccioli 2 femminile successo di Matilde Gavazzi, Academy School. Per i maschi Nicolò Pisaneschi, SEF. Nella giornata successiva, sempre la pista a Crocicchio Dedo ha visto in gara gli stessi giovani sciatori per la selezione toscana del 31esimo Pinocchio sugli sci. Per i baby 1 femminile è successo di Bianca Alzetta, Sci Club Pegaso. Sempre lo Sci Club Pegaso, con Amedeo Taddei per i maschi, è salito sul gradino più alto del podio. Nel baby 2 femminile al primo posto Martina Guerri, dello Sci Club Doganaccia. Tra i maschi Armando Gori, Academy School. Nella categoria Cuccioli 1 femminile, Amelia Rigatti di Grazia, dello Sci Club Abetone, si è aggiudicata il primo posto. Tra i maschi, Giulio Vestrini, Academy School. Per finire, tra i Cuccioli 2 femminile, successo di Matilde Gavazzi, Academy School. E tra i maschi, Nicolò Pisaneschi, SEF. Alla fine della bella giornata abbiamo sentito Andrea Tondi, presidente dello Sci Club Amiata, organizzatore delle 4 giornate di gara. Il nostro sci club è uno sci club che ormai ha 57 anni, anno più anno meno dovremmo essere 57 anni, ora non vorrei sbagliare la fondazione, se 54 o 55, 54, allora ne abbiamo anche di più, e è stato fondato ad Abbadia San Salvatore, per cui la sede storica è il paese di Abbadia San Salvatore. Poi in questi anni, diciamo, dove si è assottigliato un po' il numero di sci club che partecipano a competizioni e portano avanti programmi importanti come facciamo noi e come fanno tutti gli altri sci club della Toscana che oggi partecipavano. Ah sì, sì, cosa? Raccogliamo ragazzi anche dai paesi limitrofi di tutto il circondario dell'Amiata e non solo, abbiamo ragazzi di Grosseto, abbiamo ragazzi che benché patenghi ma risiedono a Roma, anche se il babbo è di Abbadia, abbiamo due rappresentanti che da Roma, pensate che sacrificio, vengono a allenarsi con noi, partecipano a tutte le gare in Toscana e non solo, pensate a tutto il sacrificio che fanno i genitori, perché non vanno mai dimenticati che sono quelli che muovono, che finanziano e che spendono energie non solo economiche ma anche fisiche e mentali per far partecipare alle gare e a tutti gli allenamenti che partono, come sapete, da luglio, si portaggono per tutto l'autunno per poi arrivare all'inverno a poter affrontare queste gare, e a tutti i ragazzi che comunque devono affrontare una disciplina che si svolge nel pieno della stagione del periodo scolastico, per cui loro devono portare avanti la loro passione con grossa fatica e non lasciare indietro la scuola. Nella settimana successivo ha visto le categorie allievi e ragazzi confrontarsi in uno slalom e in un gigante. Ilaria Simonetti, Academy School, della categoria ragazzi femminile, è salita sul gradino più alto del podio dello slalom speciale, mentre per i maschi è toccato a Matteo Frosali, dello Sci Club Abetone. Per gli allievi femminile, Marta Vantaggioli, Sci Club Pinocchio, e tra i maschi Marco Biasci, Academy School. Il gigante era di qualificazione per il 31esimo Pinocchio. Ragazzi femminile, Bianca Cattani, SEF. Maschi, Davide Iozzelli, Academy School. Per concludere, Margherita Razzoli, Academy School, prima tra le femmine, e Marco Biasci, Academy School, primo tra i maschi. Abbiamo anche colto l'occasione per intervistare il nuovo presidente del Comitato Toscano della Fisi.
da ora in poi si entra nel clou della stagione agonistica. Ci sono i campionati italiani, ci sono le finali nazionali del Pinocchio sugli sci, le finali nazionali del trofeo Topolino. Tutti appuntamenti di primissimo ordine e speriamo che lo sci toscano si possa esprimere ai massimi livelli anche in campo nazionale. La Miata deve assolutamente ritornare ad essere stazione di primissimo ordine anche per l'attività sportiva ed agonistica, appunto. Questo weekend abbiamo avuto circa 200 presenze per la gara del Pinocchio sugli sci aperta alle categorie baby e cuccioli. Il prossimo weekend ancora sarà un weekend ricco di avvenimenti, perché si sfideranno ancora con il Pinocchio sugli sci le categorie allievi e ragazzi e uno slalom aperto alle categorie appunto degli allievi e ragazzi. Credo che la Miata possa, con l'organizzazione che ha, ritornare ampiamente nel circuito istituzionale toscano, ma non solo. Credo che da qui si possa ripartire per incrementare sia dal punto di vista sportivo, agonistico, ma anche turistico questa bellissima stazione e quindi la presenza in Amiata. Per concludere, sul Monte Amiata il livello della neve raggiunge i 2,5 metri. Pertanto non resta che approfittare delle offerte del martedì e del giovedì con lo Ski Pass a 14 euro.